Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi». Le parole di Gesù svelano una tentazione e offrono un'esortazione. Una tentazione e un'esortazione. La tentazione è quella della chiusura. I discepoli vorrebbero impedire un'opera di bene solo perché chi l'ha compiuta non apparteneva al loro gruppo. Pensano di avere l'esclusiva su Gesù e di essere gli unici autorizzati a lavorare per il regno di Dio. Ma così finiscono per sentirsi prediletti e considerano gli altri come estranei, fino a diventare ostili nei loro confronti. Ogni chiusura, infatti, fa tenere a distanza chi non la pensa come noi, e questo, lo sappiamo, è la radice di tanti mali nella storia, dell'assolutismo che spesso ha generato dittature e di tante violenze nei confronti di chi è diverso. Ma occorre anche vigilare sulla chiusura nella Chiesa, perché il diavolo, che è il divisore, questo significa la parola diavolo, divisore, che fa la divisione, insinua sempre sospetti per dividere ed escludere la gente. Tenta con furbizia e può succedere come a quei discepoli che arrivano a escludere persino chi aveva cacciato il diavolo stesso. A volte anche noi, invece di essere comunità umili e aperte, possiamo dare l'impressione di essere i primi della classe e tenere gli altri a distanza. Invece che cercare di camminare con tutti, possiamo esibire la nostra patente di credenti. Io sono credente, io sono cattolico, non sono cattolica, io appartengo a questa associazione, l'altro, gli altri poveretti, no? Questo è un peccato, esibire la patente dei credenti per giudicare ed escludere. Chiediamo la grazia di superare la tentazione di giudicare e di catalogare, e che Dio ci preservi dalla mentalità del nido, quella mentalità di custodirci gelosamente nel piccolo gruppo che si ritiene buono: il prete con i suoi fedelissimi, gli operatori pastorali chiusi tra di loro perché nessuno si infiltri, i movimenti, le associazioni nel proprio carisma particolare e così via, chiusi. Tutto ciò rischia di fare delle comunità cristiane dei luoghi di separazione e non di comunione. Lo Spirito Santo non vuole chiusure, vuole apertura, comunità accoglienti, dove ci sia posto per tutti. Poi nel Vangelo c'è l'esortazione di Gesù: invece di giudicare tutto e tutti, stiamo attenti a noi stessi.